Wow, amici appassionati di gaming e di Hearthstone! Ed eccoci rientrati sul canale dopo diversi giorni, ragazzi, una settimana praticamente che non facevo video, causa raffreddore devastante incredibile che ancora mi sta attanagliando qua, c'ho un blocco totale anche qui, ma non siamo qua per parlare di questo, siamo qua per parlare delle nuove carte 24, spero di averne missata qualcuna, della nuova espansione di Hearthstone, bassi fondi di Meccania, Main Street of Gadgetzan. Vedete anche il nuovo layout dietro che ho voluto mettere per mettere un po' la mia collezione di videogiochi. Mi sembra più carino così, fatemelo sapere. Poi magari in un prossimo video, un bel fritto misto, vi presenterò i giochi che sono lì dietro esposti. Alcuni si intravedono, altri meno. Ma andiamo subito a vedere le 24 carte. Sapete che ci sono tre fazioni all'interno dei bassi fondi di Meccania e le carte mostrate in questo periodo sono quasi tutte degli sgherri torvi, quasi tutte di Hunter, Warrior e Paladino. Partiamo subito dall'Hunter con la leggendaria mostrata. Vi ricordo che, come sempre, ogni classe avrà una sua leggendaria personale. In questo caso è un costo 5-3-7, una bestia, Knuckles, è la scimmiona, e quando questo servitore attacca un minion, fa danni anche all'eroe nemico. Con tutti i tanti più uno che andremo a vedere anche dopo, e anche più due, questo può diventare abbastanza grosso e essere un problema. Perché, ragazzi, se giochiamo una provocazione, non siamo, se siamo dall'altra parte, non siamo sicuri di essere appunto al sicuro da danni face portati da minion. Perché in questo caso potrebbe tradare la provocazione e farci comunque 3, 4, 5 danni, anche se possiamo metterci un Houndmaster, diventa una bestia fastidiosa, anche se è un target singolo, quindi non è mai tanto difficile da rimuovere, quindi carta discreta non eccezionale. Questa mi piace già di più perché è un costo 3, 2, 2, e come è una bestia e come Ranto di Morte mette in campo ratti 1-1 equivalenti al suo attacco. Chiaramente anche questo lavora con la meccanica dei più 1 più 1 più 2 più 2 che andremo a vedere poi con le carte generiche che abbiamo visto già precedentemente. Quindi più questo attacco e più calerà giù diversi ratti. Questa mi sembra molto buona, molto interessante come carta. Anche con l'Houndmaster a turno 4 in curva sarebbe OP. Dispatch Kodo è una bestia, costo 4, 2, 4, sempre per la storia dei potenziamenti. Quando entra in campo fa danni per il suo attacco, ripeto ragazzi, deve lavorare tutte queste carte con i potenziamenti che devono preparare queste carte. Funzionerà questa meccanica? Al momento non lo sappiamo, certo che ci stanno puntando davvero tantissimo, è l'unica meccanica fondamentale degli sgherri torvi, quindi speriamo che funzioni, come per esempio questo costo 3-3-3 che come deadrattolo dà a un random minion nella tua mano, cioè un minion casuale nella tua mano, più 2 più 2, altra carta di questo genere. Non è una bestia però. Come non è una bestia il Trog, è arrivato un altro Trog, Beast Stranger, questo è chiaramente più debole dei altri Trog che abbiamo visto precedentemente come quello dello sciamano, come grido di battaglia che dà alla tua bestia più uno di, che hai in mano, anche in questo caso, e quindi ragazzi lavora con le carte che abbiamo visto precedentemente, potrebbe lavorare molto bene, poi bisogna fare delle scelte su chi mettere all'interno del deck e chi non mettere. Passiamo al Paladino con il Grim Street Protector, Dr. Seven is back, non lo so. È un 6-6, ha provocazione, ma dà Divine Shield, scudo divino, ai servitori adiacenti. Quindi premetto che dobbiamo avere board per sfruttarlo a dovere. Certo che se dovessimo avere board, questa diventa una carta interessante. Ha un costo un po' alto per il lavoro che mi piacerebbe fargli fare in un mid range. Sarebbe stato meglio un costo 6-5-5 a questo punto. Addirittura ancora meglio, forse devastante. Un costo 5-4-4. Sarebbe stato più in curva in un mazzo mid range. Questo forse è un costo un po' altino. Poi abbiamo un'altra carta che ci fa capire che si punta tanto sull'aggro Palli. Perché il Palli praticamente non ha mazzi aggro dall'uscita di varie carte della rotazione quando parte la standard, praticamente gioca solo control, e questo è la magia, costo 1, Smuggler Run, da tutti i tuoi minion più uno, chiaramente quelli in board, quindi costo 1 ci può stare benissimo, uno Zoo Paladin. Passiamo al costo 5, 4, 4, Grim Street Enforcer, alla fine del tuo turno dà a tutti i tuoi minion nella tua mano più uno, questo se rimane sul campo l'effetto è continuo, un po' come Taurissan. Altra carta in questo senso, ragazzi, sono tutte così, più uno, più due, più due, e quelli che possono sfruttare queste caratteristiche. Ragazzi, funzionerà, al momento credo che non, nessuno possa dirvelo con certezza, molte carte di questa fazione sono state mostrate,
lo scopriremo molto presto. E poi appunto c'è il Grim Street Outfitter, costo 2, 1-1, ma da tutti i tuoi minion alla tua mano, più 1, più 1, più 1, più 1, più 2, più 2, più 1, più 1. Sì, è un po' noiosa, ma è la meccanica che hanno messo a Pally, Warrior e Hunter. Bisogna vedere se effettivamente prenderà, non prenderà, o in quale delle tre classi avrà più effetto. Il Paladino forse è una di quelle che possono più adattarsi a questa situazione. L'Hunter, il Warrior forse è quello. Forse, ragazzi, devo dire una cazzata. Ogni tanto vedete, ragazzi, che ci sono dei tagli improvvisi perché mi scappa da tossire a manetta. Sono malato, raga, ma io non mollo. Andiamo sulla leggendaria del Rogue Shaku, il collezionista. Costo 3, 2, 3, quindi molto economico, a stealth. Ma quando questo minion attacca, da una carta random della classe dell'avversaria in mano, quindi quella meccanica ritorna ogni volta che attacchi, prendi una carta dell'avversario. Non so quanto possa attaccare un costo 3-2-3, ma gli possiamo ridare stella, possiamo rimettere in mano, possiamo fare tante cose. Bisogna vedere se avrà veramente senso, insomma, una meccanica già vista, rivista e stravista. Andiamo dal Warrior con il Brass Clock, insomma, tirapugni, ecco ragazzi, costo 4-2-3, quindi male, ma quando il tuo eroe attacca, dà a un minion random nella tua mano più 1 più 1. Ragazzi, vi dico, mi sembra un po' brutta come arma, però perché costo 4, 2, 3, insomma. Attacco veramente, veramente basso. Passiamo al Grimy Gadget, quello lì, ragazzi, costo 4, 4, 3. Alla fine del tuo turno, dà un tuo minion nella tua mano più 2 più 2. Questo è come quello del Paladino, però questo è un costo, è un 4, 3, quindi più facile da rimuovere. Questa mi piace già di più, è un costo 3, 3, 3. Come grido di battaglia ha un dai a un'arma nella tua mano più uno più uno. Il Warrior ha armi interessanti, se la usiamo col tirapugno di prima già diventa un po' più sensato e quindi va a potenziare ancora di più tutte le situazioni nella tua mano, eccetera eccetera eccetera. A me sembra che le carte un po' più buone le ha avute il Pally. Chiaramente, ragazzi, non è che queste meccaniche devono essere inserite nei mazzi già presenti, questa è una meccanica che ci deve essere un mazzo fatto appositamente per questa cosa, come questo taunt, questa provocazione costo 5-2-7. Il Warrior ha avuto anche tanti boost per le provocazioni per un taunt Warrior, e ogni volta che questo minion fa danni, anche quando viene attaccato e quindi fa danni o all'eroe o agli altri minion quando attacca lui, prende quell'armor, quindi se è potenziato, ragazzi, diventa molto molto interessante. Se viene effettuati un paio di trade e abbiamo 3 di attacco, ci darà 6 di armatura anche quando subisce danni, ripeto, perché poi li fa nello stesso tempo. Un'altra magia per il Warrior con le provocazioni, perché a costo 2, Stolen Goods, dà a un tuo random taunt minion, ossia un minion con provocazione alla tua mano, più 3, più 3. Tanta roba, ma se abbiamo un minion con provocazione in mano, cioè se è proprio un mazzo fatto apposta. Insomma, bisogna vedere se veramente entra il taunt Warrior. Al momento ci hanno provato, non ci sono mai riusciti. Vediamo se stavolta andrà meglio. Andiamo con le carte generiche, con il Doppelganger, costo 5-2-2, ma questo mette sul campo due copie di questo minion. Se lo potenziamo, ragazzi, diventa un 3-3 o un 4-4, metterà a costo 5 3-4-4 sul campo, quindi non potenzia i vari potenziamenti che vi ho visto prima, soltanto la copia originale, ma anche gli altri due, quindi se lo facciamo diventare un 3-3, questo metterà a costo 5 3-3-3 sul campo. Potrebbe essere carta interessante per quei deck. Speriamo che l'abbiano testata bene e che funzioni. A costo 4-4-4 il Backroom Bouncer. Wherever a friendly minion dies, gain più un attacco. Quando un tuo servitore muore, prende più un attacco. Su una meccanica, anche questa, già abbastanza comune e utilizzata. Andiamo sul Dirty Rat. Carta molto interessante, carta molto particolare, difficile da capire in questo momento, perché è un costo 2, 2-6 con provocazione, quindi tantissima roba, ma ha come grido di battaglia mette in campo dalla mano del tuo avversario un servitore. Se siamo contro aggro, eccezionale. Se siamo contro control e quello gli rimane in mano qualcosa di veramente esagerato, la partita è persa. E poi bisogna vedere, ragazzi, quando viene pescato, perché se viene pescato in fondo al deck e quello c'è in mano le cose incredibili diventa un problema. C'è da dire anche che puoi spezzare le reni a diverse combo, perché se gli fai giocare un minion a costo 2 grosso o fondamentale per chiudere la partita come un Maligos e hai qualcosa già sicuro per rimuoverlo, visto che costa 2 puoi un po' gestirti con un'esecuzione, con un tiro mortale o robe del genere,
Potrebbe essere una carta rischiosissima, ma carta da mazzi molto lol. Andiamo sul Blue Gill Sniper, che è un Murloc, costa 2-2-1 e quando entra in campo fa un danno. Dove vuoi tu? Vabbè. E poi c'è questo qua, queste vedete che le carte che fanno cagare di solito dicono, ma questa è buona in arena, questa secondo me fa cagare anche in arena. Worgen Greaser, costo 4, 6, 3, va bene, Worgen saluti. Anche questa Irid Gun fa abbastanza cagare, è un taunt, ma costo 3, ma è 4-3, fosse stata 3-4, fosse stata sicuramente molto più interessante. E poi abbiamo una carta triclasse, quindi sempre per gli sgarritordi, sempre per Warrior, Hunter e Paladino. Grim Street, appunto, Smuggler, 2-4. Anche questa dà a un minion nella tua mano più 1, più 1. E poi la nuova leggendaria, costo 3, 3-4, quando fai una spell, refrescia il tuo potere eroe. Questa è veramente mettersi lì a studiarla e capire in che classi può essere utilizzata in maniera buona, in maniera valida. Perché provate a pensarla, non so, anche in combo con la Quarzo Incero nel Warrior, questa può farti 4-4-4 di armatura anche più volte a turno, anche perché il Warrior di solito usa spell abbastanza piccole, questo costa solo 3. Insomma, vediamo se questa ha un senso o meno. Comunque è una meccanica interessante, una meccanica che ci sta. A costo 5 poi abbiamo l'ultima carta che è il Grook Fu Master, costo 5-3-5, con Furia del Vento. Sono quelle carte che devono buttarci dentro. La Furia del Vento sappiamo che può attaccare due volte, ma il turno successivo è un 3-5, quindi è abbastanza carrozzato, ma costa 5. Quindi, ragazzi, penso che è una carta che vedremo magari in arena qualche pick si può anche provare a fare. Anche se non è la migliore di sicuro. Allora, le carte uscite, penso di non averne mancata nessuna dall'ultimo video, se no fatemelo sapere, la recupererò più avanti. Questa sera, ragazzi, chiaramente ci deve essere la live, ma vedete come sono conciato. Non farò live fino a settimana prossima, ci vediamo sabato prossimo, assolutamente. E prossimamente con un nuovo video, speriamo di recuperare e di riuscire a farlo. C'ho un mal di testa della Madonna. Fatemi sapere allora cosa ne pensate delle carte uscite, quali sono le vostre preferite, quali fanno davvero cagare. Se ho detto qualche stronzata nei commenti, le andrò a leggere. Ragazzi, certo che Yogg-Saron era tutta un'altra cosa. Queste sono carte normali, carte veramente. L'altissimo non credo si raggiungerà mai in questa espansione, forse neanche nelle prossime. Vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. Un saluto dal Duca. Mi vado a curare. Ciao!